Buonasera, benvenuti al TG regionale di Toscana TV. Apriamo come di consueto con i dati sul coronavirus, 3 nuovi casi e 3 decessi in Toscana. Per fortuna nel Mugello la situazione è sotto controllo e intanto Conte indica come data di fine dell'emergenza il 15 di ottobre, ma stiamo guardando adesso il raffronto fra la Toscana e l'Italia. Più 3 oggi, ieri erano 8 in Toscana, in Italia più 181, ieri erano più 170, sono leggermente aumentati i casi. E ora vediamo i dati provincia per provincia, appunto Firenze 2 e 2 a Prato, e 1 a Prato scusate, e poi il resto per fortuna non ci sono nuovi casi in Toscana. E indennità durante il lockdown dei consiglieri regionali. Indaga la Corte dei Conti. Caterina Gonnelli. La Procura regionale toscana della Corte dei Conti ha aperto un fascicolo sul caso delle indennità per spese di viaggio a beneficio dei consiglieri regionali lontani dalla sede istituzionale, percepite anche durante il periodo del lockdown, quando il Consiglio non si è riunito in presenza. I magistrati vogliono capire se si possa ravvisare o meno l'ipotesi di danno erariale. Si tratta di 40 consiglieri regionali che durante circa 85 giorni di lockdown hanno svolto le loro mansioni da casa, partecipato ai lavori e alle riunioni politiche in videoconferenza, ma si sono intascati la quota variabile di mansione dell'esercizio di mandato, cioè la voce di stipendio che comprende i rimborsi di viaggio sia per l'attività istituzionale a cui normalmente sono chiamati, ma non durante il lockdown, sia per i viaggi da casa alla regione. Si parla di cifre che variano da 300 a 1600 euro a consiglieri a seconda del luogo di abitazione. Una somma complessiva di 76.000 euro. Intanto tra i politici è scattata una corsa ai ripari sia da destra che da sinistra. Molti dicono di aver preso sì le somme, ma di averle già destinate in beneficenza, una scelta che il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani aveva già invitato a fare fin dal mese di marzo. Rimane però un quesito. Per calmare le acque, basta devolvere i soldi o andrebbero restituiti alla regione? E ora le reazioni politiche alla vicenda. Sentiamo. In realtà questa vicenda è un grande equivoco. Quello che è stato fatto è l'assoluto pieno rispetto della legge, una legge che esiste dal 2012 e che prevedeva la sostituzione di quelli che erano rimborsi a piedi lista. Quanti chilometri si facevano, si documentavano e si riceveva il rimborso, le sedute dei consigli regionali e delle commissioni, si ottenevano i famosi gettoni di presenza, le spese telefoniche, si otteneva un rimborso, addirittura c'era anche un contributo per i tablet. Sono state eliminate tutte queste e è stata costituita un'indennità budgetaria. Per evitare tutto il riflesso di quello che è successo in questi giorni, inviterò i consiglieri a restituirla quella di quei 2 mesi al Consiglio regionale. Poi, con successivo atto deliberativo, decideremo dove destinarla per finalità che siano congrue al ruolo che svolgiamo come consiglieri regionali. Arrivare adesso che di nuovo i giornali hanno sollevato la questione è essere fuori tempo massimo. Andava fatto tutto precedentemente, dovevamo essere in questo momento in grado di fare quella scelta collettiva che non doveva essere probabilmente lasciata alla volontà di tutti o di ciascun singolo. Questo secondo me è stato un gravissimo errore politico da parte del Presidente. Questa polemica non ci tocca perché noi fin dall'inizio della legislatura ogni mese sempre abbiamo versato la totalità del rimborso spese di mandato assieme ad altri soldi su un conto su Banca Etica e l'abbiamo fatto senza sbandierarlo. Abbiamo chiesto in questi anni di abolire questa quota dell'indennità del consigliere e non ci è stato dato ascolto e abbiamo chiesto alcune settimane fa di istituire un fondo speciale di sostegno a chi ha fatto mense popolari, a chi ha fatto sostegno alimentare nelle famiglie in difficoltà in questa fase Covid-19 da finanziare proprio attraverso il rimborso delle spese di indennità di mandato dei mesi del lockdown. Martina Rossi non stava scappando, ecco perché i 2 ragazzi aretini imputati sono stati assolti. La 20enne ligure era in vacanza a Maiorca quando precipitò dal 5° piano. Oggi sono uscite le motivazioni della sentenza di appello di Firenze. Per l'accusa Martina sarebbe caduta dal terrazzo mentre cercava di sfuggire a un tentativo di stupro dei 2 imputati. Non così per i giudici dell'appello.
Botte, maltrattamenti e minacce alla convivente che, ricoverata in ospedale in seguito all'ennesima aggressione, ha trovato il coraggio di denunciare. Nadia Tarantino. Se urli ti uccido e giù pugni e schiaffi, sigarette spente sul corpo e anche una corda usata come frusta. Una spirale di violenza dalla quale la vittima, una donna cinese di 40 anni, ha trovato il coraggio di uscire denunciando il convivente, un connazionale di 31, che ieri è stato arrestato dalla polizia dopo che il sostituto procuratore Laura Canovai ha chiesto e ottenuto dal tribunale la misura di custodia cautelare in carcere con l'accusa di maltrattamenti. La donna lo ha denunciato nelle settimane scorse dal suo letto d'ospedale dopo essere stata ricoverata in seguito all'ennesima aggressione. A ritrovarla in mezzo alla strada il 4 luglio furono dei passanti che chiamarono il 118. I soccorritori in un primo momento pensarono a un'aggressione a scopo di rapina. La verità è emersa nei giorni successivi quando l'uomo si è presentato all'ospedale e lei non solo ha rifiutato l'incontro, ma ha deciso di chiedere aiuto. Drammatico il racconto fatto agli investigatori. Le aggressioni, a detta della donna, sarebbero cominciate a ottobre dello scorso anno e sarebbero proseguite in un crescendo di violenza. La quarantenne ha raccontato di essere stata picchiata, costretta ad avere rapporti sessuali, colpita in più occasioni con pugni in faccia. Il 4 luglio, quando fu ritrovata in mezzo alla strada, il convivente, stando alla denuncia, l'aveva picchiata, buttata sul letto e poi aveva appiccato il fuoco alle coperte. Lei, in preda al panico, aveva tentato di scappare, ma prima di riuscirci era stata presa per i capelli e trascinata, tenuta a terra con la forza e con una mano sulla bocca per impedire che urlasse. Una furia cieca interrotta solo dal malore accusato dalla donna. Tre persone sono rimaste ferite dal crollo di alcune pietre dalla scogliera mentre si trovavano sulla spiaggia della Buca delle Fate, sul promontorio roccioso fra Piombino e Baratti. La più grave è una ragazza che è stata colpita alla testa da una roccia. È stato denunciato dalla polizia per atti osceni in luogo pubblico l'uomo che ha fatto la doccia completamente nudo in pieno giorno in una fontanella nei pressi delle Cappelle Medicee in pieno centro storico a Firenze. Si tratta di un 26enne originario del Senegal. Sempre oggi, poco dopo le 17:30, un altro uomo, di 47 anni rumeno, si è denudato tra Piazza Duomo e Via Guelfa a Firenze. Allerta per il caldo a Firenze. Per il 29 e 30 luglio, si spiega da Palazzo Vecchio, è stato diramato il codice arancione per le temperature elevate. Domani la massima percepita sarà di 36 gradi, giovedì di 37. Rischiano di più le persone anziane, specialmente se malate in solitudine, che possono sviluppare rapidamente disidratazione, subire un aggravamento di patologie croniche o essere vittime di un colpo di calore. 10 le regole da seguire: non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, indossare un abbigliamento adeguato e leggero, rinfrescare l'ambiente domestico e di lavoro, ridurre la temperatura corporea facendo bagni e docce con acqua tiepida o bagnandosi viso e braccia con acqua fresca, ridurre il livello di attività fisica, bere con regolarità e alimentarsi in maniera corretta. In Toscana la scuola riprenderà il 14 settembre, quanto prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale con cui la Regione si uniforma alla data già fissata per la ripresa nelle altre regioni. E ora a Grosseto per il coordinamento antiusura organizzato dalla Prefettura. Carlo Sestini. Dopo la fase del lockdown che ha colpito famiglie e imprese, il fenomeno dell'usura potrebbe attecchire ancora di più di come non abbia fatto fino ad oggi. Per questo il prefetto di Grosseto ha convocato in prefettura la Fondazione Toscana per la Prevenzione dell'Usura e la Camera di Commercio. Abbiamo lavorato in questi mesi per offrire alle cittadine e ai cittadini maremmani che possono trovarsi in una condizione di bisogno finanziario di offrire loro una opportunità, un'alternativa attraverso dei centri di ascolto attivi sul territorio. Questi cittadini si possono rivolgere in maniera riservata a titolo del tutto gratuito. Come le sofferenze bancarie delle aziende maremmane? È un momento di grande difficoltà. La nostra paura è quella che dopo un'estate così calda e affollata nel nostro territorio arrivi un inverno molto freddo con grandi difficoltà per imprese e cittadini. Per chi ha difficoltà c'è una strada legale da poter percorrere per venirne fuori. La Fondazione Toscana per la Prevenzione dell'Usura, ONLUS, opera ormai da diversi anni in tutta la regione toscana con 44 centri di ascolto.
ascolto situati nelle principali località della Toscana, 4 nella provincia di Grosseto ed operano con 198 volontari. Il tutto svolto in forma totalmente gratuita. Quando vi trovate in difficoltà, sappiate che ci sono centri che sono a vostra disposizione per darvi un aiuto che si può trasformare anche in un aiuto concreto, non solo orientarvi, darvi consulenza e informazioni, ma anche rilasciare, e anche in questo caso a titolo completamente gratuito, una garanzia a una banca fino all'importo del 75% dell'eventuale finanziamento che vi verrà concesso per fronteggiare le situazioni di sovraindebitamento che state attraversando o per fronteggiare spese straordinarie e necessarie della vostra famiglia. Noi rilasciamo delle garanzie su finanziamenti bancari fino a 25.800 sotto forma di sovvenzioni. Quando si tratta di grossi situazioni di sovraindebitamento possiamo dare finanziamenti fino a 200.000 euro ed oltre. Sicurezza stradale, una priorità per comuni e regione. Il punto nel servizio. Investiamo in sicurezza stradale è oggi una priorità per amministrazioni comunali e per la regione che realizza varianti nelle strade regionali e finanzia bandi a cui i comuni e le province possono partecipare per ottenere finanziamenti, come è accaduto per Prato Vecchio Stia, che con il 40% delle risorse regionali ha realizzato il ponte passerella di Molin di Sasso, prolungamento del marciapiede di via Veneto per la messa in sicurezza della viabilità pedonale. Questo è uno degli oltre 100 interventi che la Regione Toscana ha finanziato in questi anni per migliorare la sicurezza stradale. Sono rivolti soprattutto a tutelare gli utenti deboli della strada, vale a dire i pedoni o i ciclisti. E un altro bando è attualmente pubblicato per attribuire altri 5 milioni per interventi come questi a comune e province che presenteranno dei progetti per essere finanziati. A volte interventi più importanti che costano decine di milioni di euro, come stiamo realizzando anche qui lungo la strada regionale 71 del Casentino, come la variante di Santa Mama secondo lotto, come la variante del Corsalone che è in progettazione, oppure la variante di Subiano Nord che è in fase di appalto, sono sicuramente importanti per quanto riguarda il miglioramento della mobilità, della sicurezza stradale, ma interventi come questi sono altrettanto efficaci. Negli ultimi 10 anni i dati sono confortanti perché sono diminuiti sia gli incidenti, sia morti, sia feriti. Credo che questa sia la strada giusta e verso la quale continuare ad investire e a lavorare. Accordo tra Comune di Pistoia e Regione Toscana per la realizzazione della cassa di espansione e parco in zona ospedale. Patrizio Ceccarelli. Una cassa di espansione e un grande parco attorno all'ospedale di Pistoia lo prevede l'accordo tra Regione Toscana e Comune di Pistoia, un progetto atteso da tempo con finalità idrauliche e di riqualificazione ambientale. È un accordo che consente di stabilire una priorità, anzi di ribadire una priorità, che è quella di realizzare una grande cassa di espansione in Comune di Pistoia come contributo fondamentale alla laminazione delle acque per tutta la piana pistoiese. Molte opere sono state fatte nei comuni a valle. Con quest'opera certamente intendiamo porre un rimedio pressoché definitivo alle piene dell'Ombrone. Questo è un progetto che ovviamente affonda le proprie origini nel tempo con i cosiddetti laghi primavera, il progetto dei laghi primavera. Sostanzialmente abbiamo immaginato di sostituire quella progettazione che è improcedibile per più motivi con una nuova progettazione intorno all'ospedale, creando sì una cassa di espansione che ha caratteristiche idrauliche analoghe, invasa più o meno la stessa quantità d'acqua, ma che al tempo stesso consente di riqualificare a parco un'importante zona della nostra città. Intanto finalmente si comincia a delineare, a mettere i tasselli in ordine per chi deve fare cosa, chi deve finanziare i progetti, ma soprattutto sbloccando i finanziamenti riusciremo a dare le risorse a Publiacqua, che si è impegnata a progettare e a realizzare il bacino di gelo, quindi sono cose che vanno parallele. Il costo?
Il costo complessivo noi lo stimiamo intorno ai 7 milioni di euro, sono quelli finanziati da Regione e Ministero. Poi vediamo, ci sono delle incognite che devono essere valutate nel momento della progettazione, per esempio la bonifica, ma con quale naturalmente io credo che il rapporto con la Regione rimanga costante e nel tempo, via via che si progetta, via via che si comincia a rivedere la luce nel mettere a gara per esempio i lavori. Quindi con lei, con la Regione, continueremo questo dialogo. Telemedicina e terapie farmacologiche. È stato firmato un accordo con le farmacie territoriali. Il servizio. Le farmacie toscane potranno monitorare le terapie farmacologiche nei pazienti cronici e fornire loro prestazioni di telemedicina. Lo prevede un accordo tra Regione Toscana, Federpharma Toscana e CISPEL Toscana. L'intesa ha l'obiettivo di sviluppare nelle farmacie territoriali una serie di servizi rivolti al paziente cronico, che spaziano dalla sua presa in carico con relativo monitoraggio terapeutico all'assistenza domiciliare, per la quale la farmacia si avvale anche della collaborazione dell'infermiere, del caregiver e di altri professionisti sanitari in stretta collaborazione con le ASL. Facciamo un ulteriore passo verso la realizzazione della farmacia dei servizi, che è anche inserita negli indirizzi a carattere nazionale, il che vuol dire attenzione all'aderenza terapeutica e il che vuol dire anche l'esecuzione di prestazioni in telemedicina. Quindi in un tempo nel quale magari molte funzioni si tende ad accentrarle, le farmacie invece possono essere un punto davvero di riferimento sul territorio, anche nei territori più lontani, nei territori più disagiati. Un ulteriore passo avanti nella identificazione delle farmacie come pubbliche naturalmente, ma anche private, come luoghi e punti di riferimento dei cittadini nella prestazione di servizi sociosanitari. Si focalizza su un'aderenza terapeutica che la farmacia andrà a verificare da parte del paziente, in particolar modo su una patologia che è la broncopneumopatia cronica ostruttiva, e quindi noi grazie a questo accordo verificheremo l'aderenza alla terapia prescritta dal medico, sempre cercando di ottimizzare le risorse del Servizio Sanitario Regionale. Le risorse sono sempre minori e vanno ben spese, e pertanto anche il contributo che il sistema delle farmacie può dare nel essere più vicino ai cittadini e in qualche modo sotto l'egida, in una cornice di impegno che vede la Regione Toscana ottimizzare la sua spesa, può essere il modo migliore ognuno per svolgere la propria parte. Gli attivisti di SOS Volterra si sono incatenati stamani davanti alla Regione. Sentiamo il perché. Siamo qua in rappresentanza di quattro associazioni: Associazione Difendiamo l'Ospedale, SOS Volterra, Volterra Infanzia e Le Mamme, per tre punti fondamentali. La reperibilità pediatrica nei notturni, che chiediamo da sempre, ma la richiesta di ora è il fatto che la Regione Toscana ha deliberato 193 posti in più di terapia intensiva in base al decreto legge, e a Volterra non sono toccati. Per cui chiediamo 2-3 posti letto di terapia intensiva o rianimazione, la reperibilità pediatrica nei notturni e la risoluzione della controversa situazione delle cure in oncologia. Vi siete incatenati qui, è un gesto simbolico? No, è un gesto per avere diritto ai nostri diritti. C'è un decreto legge che è stato cambiato ultimamente col caso Covid e ha abbassato dallo 0,28 allo 0,14 l'obbligo negli ospedali di avere dei posti di terapia intensiva. Ecco, l'ospedale di Volterra, all'ospedale di Volterra toccano 3 posti, 2,8 posti letto di rianimazione, e noi siamo qui per rivendicare questo diritto nostro che ci è dovuto. Cioè, a Volterra ci vuole 3 posti letto di rianimazione. Nuova illuminazione smart per il Parco della Resistenza di Pistoia. Il progetto ha richiesto un intervento di 320.000 euro. Vediamo.
Una nuova e moderna illuminazione torna a valorizzare il parco di Piazza della Resistenza nelle ore serali. Sono terminati infatti gli interventi iniziati quest'inverno per il completo rifacimento dell'impianto, che prima risultava disomogeneo e con consumi energetici e livelli di illuminazione non adeguati rispetto alla normativa vigente. In questi giorni sono terminati la prima tranche dei lavori che riguardano l'illuminazione, la nuova illuminazione del parco. Parco di Piazza della Resistenza è un progetto importante, sono quasi 70 nuovi lampioni che illuminano con una luce molto particolare l'intero parco, in modo tale da rendere ogni angolo visibile, però con una luce particolare che non in qualche modo affatica l'occhio e non impatta assolutamente. Avanti andiamo ancora con nuovi progetti di riqualificazione che partiranno a breve, ci saranno 8 ulteriori nuove telecamere e una sorpresa anche che per la prima volta riusciremo anche ad illuminare la Fortezza Santa Barbara, che è la regina della piazza d'armi e la regina del parco, e che durante la notte in tutti questi anni è sempre stata buia. Finalmente noi la restituiremo il ruolo che ha con un'illuminazione notturna. I 70 nuovi lampioni, tutti allestiti con lampade a LED, sono comandati da un sistema GSM, il sistema globale per le comunicazioni mobili comunemente utilizzato per la telefonia, e quindi regolabili sia sul posto che da remoto. Nuova data per la mostra internazionale dell'artigianato di Firenze, che si svolgerà alla Fortezza d'Abbasso dal 24 aprile al 2 maggio 2021, anziché dal 16 al 20 dicembre come annunciato. E aumentano i bisognosi, lo dice il bilancio della Caritas. Sentiamo. Signora Gianna, lei è da 20 anni qui alla Caritas di Firenze e puntualmente aiuta le persone che vengono qui a chiedere un pasto. Com'è cambiata la situazione nel corso del tempo? Mi riferisco in modo particolare in questo periodo, diciamo, del coronavirus, se sono aumentati gli arrivi delle persone che hanno necessità di un pasto caldo. Il fatto è che noi di solito come volontari serviamo a tavola. Perciò ci sono due turni, mi sembra siano, che dici, 80 persone a turno, vero? Ma a volte sono un turno e mezzo, invece adesso sono aumentati perché non c'è più il limite, diciamo, della stanza, dei tavolini, e allora qui sono più di 200 adesso. Come Caritas che tipo di pasto offrite? Il primo, il secondo, la frutta, il contorno, a volte il dolce se c'è. Che cosa vi raccontano le persone allora, che vengono non qua? Non parliamo con le persone perché prendono il sacchetto e vanno via. Invece mentre nel servizio normale, allora ormai li conosciamo da tanti anni, perciò parliamo di tutto. Parliamo delle cose normali di tutti i giorni. La Caritas è sempre presente sul territorio, le persone, come lei mi diceva, sono aumentate e voi siete sempre disponibili a dare loro una mano. Di solito noi abbiamo il nostro giorno, nel nostro giorno non manchiamo, è difficile che uno salti o non lo rispetti, ecco. E fortunatamente siamo diversi volontari, perciò possiamo coprire la settimana. In tutti questi anni di volontariato, che cosa ha ricevuto lei in cambio? Ma guardi, ormai fa parte della vita, cioè, e se non ci fosse ci mancherebbe, perché anche ritrovare, infatti noi aspettiamo proprio tanto di ricominciare il nostro turno ai tavoli, perché così si riprende un po' il via con le persone. Il contatto con le persone. Il contatto è quello che magari piace di più, ecco. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.